Grazie, buongiorno, grazie dell'invito in questo bellissimo posto che confesso non conoscevo e quindi anche per questa opportunità. Governare l'Europa, soprattutto dal punto di vista della politica economica, ma evidentemente non solo, dico una cosa banale, è complicato. Le mie osservazioni di stamattina, che prendo come introduzione al dibattito che segue, si concentrano su un aspetto o un modo di descrivere le difficoltà delle economie, non solo europee, ma in generale, che continuiamo a incontrare dopo l'esplosione della grande crisi finanziaria che è cominciata bene o male nel 2007. Da quell'epoca la crescita, soprattutto nei paesi avanzati, ma adesso anche nei paesi emergenti, stenta. Tant'è vero che, come tutti voi sapete, è tornato di gran moda un tema che affascina gli economisti e gli storici dell'economia, che si chiama stagnazione secolare, un termine generale che indica il fatto che la macchina della crescita sembra stentare, ma questo non deve stupire perché, almeno da come la vedo io, generare crescita è una delle cose più complicate, se non la cosa più complicata della politica economica. Quindi la domanda che sottopongo e a cui provo a dare non tanto delle risposte ma degli spunti di riflessione è: come si fa a rinvigorire la crescita in Europa? Che cosa sta facendo l'Europa per ottenere questo? Per focalizzare ulteriormente il tema, vorrei concentrarmi su quella grandezza macroeconomica che è meno soddisfacente di altre e che è anche allo stesso tempo quella cruciale per la crescita, cioè gli investimenti. Gli investimenti sono caduti a seguito della crisi finanziaria un po' dovunque e stentano a riprendersi. Se non si riprendono gli investimenti, non si hanno né i benefici di breve periodo, sostegno alla domanda, né quelli di medio periodo, sostegno alla crescita potenziale, all'innovazione, alla produttività. E quindi, mi scuserete se riprendo le vesti di studioso dell'economia, se mi posso permettere di usare questo termine, per tradurre in termini di implicazione di policy. Quindi c'è insufficienza di investimenti in Europa, credo che su questo ci sia accordo generalizzato. Da che cosa dipendono gli investimenti? Cosa sta facendo l'Europa per sostenerli? Sta facendo abbastanza? Cos'è il policy mix europeo? Proverò a fornire qualche elemento. Dalle analisi condivise dalle istituzioni internazionali, dal Fondo Monetario all'OCSE ad altre, alla Commissione Europea, gli investimenti dipendono da alcune grandezze non controverse. La prima grandezza in cui c'è carenza è la domanda. Banalmente, se la capacità produttiva è in eccesso, gli imprenditori non hanno molto voglia di espanderla. E l'hanno voglia di espanderla se pensano che gli servirà più capacità produttiva, quindi se devono riempire un gap. I drivers della domanda aggregata in Europa e soprattutto nella zona euro sono evidentemente in primo luogo la politica monetaria, che contribuisce con uno sforzo importante, con il QE, sia a sostenere la domanda sia a sostenere l'inflazione, quindi a continuare a evitare che il rischio di deflazione si materializzi. Non siamo ancora usciti da una fase di rischio di deflazione. Lo vediamo dai dati dell'inflazione. Naturalmente i prezzi calanti delle materie prime non aiutano a superare il rischio di deflazione, anche se hanno benefici da altri lati. A scuola ci insegnavano che a livello di domanda aggregata c'è la politica monetaria, la quale agisce in condizioni molto diverse da quelle dei libri di testo, e la politica fiscale. In Europa c'è una politica fiscale? C'è certamente un insieme di regole molto complesse che guidano la politica di bilancio e determinano con diversità anche marcate lo stance di politica fiscale a livello nazionale. Quindi a livello aggregato in Europa c'è la somma algebrica di intonazioni della politica fiscale
che dà più o meno una intonazione aggregata. Basta questo? Probabilmente no. Perché lo accenno? Non solo perché è in sé un dato importante, ma perché nel dibattito che si è avviato, forse ne avrete già parlato ieri, ne avrà parlato Pierre Moscovici, si sta pensando nel dibattito sul futuro dell'Unione monetaria a cercare di rafforzare strumenti per inquadrare la stance fiscale. Per esempio, non ne voglio parlare, lo menziono soltanto, l'idea di un fiscal board, di una istituzione di politica fiscale a livello europeo, di cui non si conoscono ancora i contorni, potrebbe essere utile proprio a identificare quale debba essere la stance fiscale in Europa. Ma siamo ancora lontani. Comunque, primo capitolo, la domanda aggregata da dove viene, oltre che naturalmente da fattori esogeni di commercio internazionale o di domanda internazionale, viene dalla politica monetaria e viene solo ex post dalla politica fiscale e non sempre. Secondo grande capitolo, le riforme strutturali. Le riforme strutturali sono un titolo generico che racchiude cose tra loro molto diverse, che a vario titolo influenzano gli investimenti. Ci sono riforme che almeno in teoria dovrebbero sostenere gli investimenti perché aprono nuove opportunità di profitto. Sto pensando per esempio alle liberalizzazioni. C'è in Europa e in molti paesi, sicuramente in Italia ma anche in molti altri, una grande potenzialità non sfruttata in termini di per esempio liberalizzazione dei servizi, che sono ancora molto, in molti casi, vincolati da legislazioni nazionali, quindi non europee, malgrado il tema dei servizi sia centrale nel mercato interno. Ci sono poi riforme che hanno un impatto diretto sulla produttività, per esempio quelle che facilitano la ricerca e sviluppo, l'innovazione, e qui non devo dire di cosa si tratta. Ci sono poi altre riforme che hanno un impatto sul cosiddetto business environment, quindi la semplificazione della pubblica amministrazione, la semplificazione dei procedimenti di giustizia civile e così via. Qui cosa sta facendo l'Europa? Sta pagando molto lip service al fatto che bisogna andare avanti sulle riforme e ha introdotto, con molta fatica, dei meccanismi che dovrebbero, e io penso stiano operando, nel senso di accelerare le riforme che devono essere prese dai paesi. Mi sto riferendo alle cosiddette clausole delle riforme strutturali, che come sapete l'Italia ha sostenuto quando ancora non erano state introdotte e si sta avvalendo di questi margini perché l'Italia ritiene, e io penso che abbia ragione, che lo sforzo di riforma del governo e del paese siano importanti e quindi sfruttare questo meccanismo è assolutamente non solo legittimo ma utile e giusto perché sostiene gli incentivi agli investimenti. Quindi c'è tutto un capitolo di riforme strutturali che va sfruttato e qui ho in mente non solo le riforme strutturali prese a livello nazionale, la loro implementazione, ma il grande tema del legame tra riforme strutturali a livello nazionale e riforme strutturali a livello europeo. Cito ancora il mercato interno, una agenda in gran parte incompiuta e dal potenziale ancora molto, molto elevato. Cosa fa l'Europa? L'Europa ha introdotto incentivi a fare più riforme strutturali. Nei dibattiti tra i policy makers europei il tema delle riforme strutturali viene continuamente evocato. La Banca Centrale Europea giustamente chiede che i paesi introducano più riforme e implementino più riforme perché senza riforme l'efficacia della politica monetaria è molto indebolita. E quindi c'è una complementarietà importante fra politica monetaria e riforme strutturali. C'è anche un'altra complementarietà, che è quella tra le riforme e il sentiero di bilancio attraverso le clausole di flessibilità,
C'è più in generale l'evidenza empirica, di cui l'OCSE si è molto impegnato, e Stefano Scarpetta, che è qui con noi, ne sa sicuramente molto più di me, che lega l'impatto delle riforme all'andamento ciclico. Questo è un tema difficile da studiare, su cui bisogna raccogliere ancora molta evidenza, ma una medesima riforma, per esempio una riforma del mercato del lavoro, ha impatti diversi sull'occupazione, che poi è quello che alla fine noi vogliamo si realizzi, sia a seconda della stance macroeconomica che c'è in quel momento, il ciclo e quindi l'eventuale impatto sul ciclo delle politiche monetarie e fiscali, sia sull'utilizzo dello strumento fiscale, dell'impatto per esempio delle agevolazioni fiscali. Cito questo perché quello che sta avvenendo in Italia sembrerebbe indicare che il combinato disposto del Jobs Act e delle tasse stia dando risultati sia in termini di più occupazione che di migliore occupazione. Quindi, secondo capitolo di questo mio elenco, cosa fa l'Europa per sostenere gli investimenti? L'Europa sta spingendo per espandere l'azione a livello di riforme strutturali. Come sempre si dice, si può fare di più. In questo caso, per me, fare di più significa anche il fatto che un'agenda di riforme strutturali è un'agenda di tutti i paesi dell'euro e dell'Unione Europea, non solo di questo paese, dell'Italia, che ne ha enorme bisogno, ma sarebbe un beneficio per tutti se tutti i paesi implementassero efficacemente un'agenda di riforme strutturali, perché siccome l'Europa è una zona economica evidentemente molto integrata, quello che succede in un paese ha uno spillover sui vicini molto importante. E di conseguenza, se ci fosse più coordinamento nelle riforme strutturali, si avrebbe un impatto con un moltiplicatore. Anche qui c'è un'implicazione istituzionale, forse ne ha parlato, penso, Pier Moscovici anche di questo. C'è un'altra idea che viene introdotta nel dibattito di riforma istituzionale, che è quella che va sotto il nome di, se non sbaglio, consigli di competitività, e cioè delle istituzioni indipendenti che si diano da fare non solo per disegnare le riforme stesse, ma per accompagnare l'implementazione, che poi è quello che conta quando si parla di riforme. Terzo capitolo, un capitolo un po' più elusivo, ma che io credo sia molto importante: la fiducia. La fiducia non è una variabile del dibattito politico e della retorica di tutti i giorni. La fiducia è una variabile che conta nelle decisioni economiche e che gli economisti stanno cominciando a misurare e a utilizzare nelle analisi. La fiducia è quella cosa che decide se un soggetto che ha a disposizione risorse finanziarie o liquide le spende o meno. È un'idea non nuova, è un'idea che quando io andavo a scuola stava scritta nei libri di Keynes. Si critica molto il fatto che non sia abbastanza keynesiani. Io mi sento molto keynesiano, ma forse per le ragioni diverse a cui si pensa. Sicuramente per il fatto che se non c'è fiducia, chi ha i soldi se li tiene in tasca. Il concetto di trappola della liquidità è un concetto profondamente importante in un'economia in cui gli investimenti privati sono il motore. Se non c'è fiducia, i soldi rimangono in tasca o vengono collocati a breve termine su strumenti liquidi, non vengono investiti, e quindi non c'è l'impatto di medio e lungo termine sulla domanda aggregata e sulla capacità produttiva. Da che dipende la fiducia? Beh, dipende da come la gente vede il mondo, evidentemente. E uno dei danni più importanti della grande crisi finanziaria è stata quella di distruggere la fiducia, cosa difficilissima da ricostituire, perché legittimamente le imprese si chiedono: ma se io devo impegnare le mie risorse per un orizzonte pluriennale anche molto lungo, cosa posso sapere dello stato delle regole, lo stato delle istituzioni da qui a 5 anni? Mi posso fidare di quello che dicono i governi, di quello che dicono le istituzioni internazionali? Mi posso fidare, soprattutto visto che i governi fanno degli errori di policy, oppure smentiscono i loro impegni?
Quindi la fiducia ha a che fare con la solidità e la credibilità dell'apparato istituzionale della politica economica. Questo è fondamentale. Se una istituzione, un governo non sono credibili e le regole che sostengono l'azione di quei governi non sono credibili, non c'è sufficiente fiducia e c'è un profondo danno economico. Perché vi racconto questa storiella? Perché, permettetemi questa piccola polemica che può sembrare politica ma che è sostanziale, quando si dice che tra le riforme strutturali, le riforme istituzionali non contano ai fini dell'economia, io sono in profondo disaccordo, e non per partito preso, ma perché è una mia lettura, che non è una lettura originale, dello stato dell'economia in questa fase storica. Ecco perché è così importante, per esempio, mandare un messaggio riguardo al futuro dell'Unione monetaria. È inutile negarlo. Una delle conseguenze della crisi greca, che adesso fortunatamente, speriamo in modo definitivo, è alle nostre spalle, è stata quella di mettere in discussione, non solo adesso, ma quando è esplosa nel 2010-2011, il concetto di irreversibilità dell'Unione monetaria. E se si mette in discussione il concetto di irreversibilità dell'Unione monetaria, non lo devo spiegare di più per dire che questo è un impatto negativo sulla fiducia, sull'orizzonte temporale gigantesco. Se si pensa che l'Unione monetaria possa frantumarsi, la domanda è che succederà dopo. Possiamo farci tutti gli scenari che vogliamo. Sicuramente sono scenari nei quali per molto tempo ci sarebbe elevata instabilità e quindi la propensione ad essere prudenti, a tenersi le risorse in tasca, aumenterebbe. Ci sarebbe un circolo vizioso profondo, oltre ai danni immediati in termini di bilanci di debitori e creditori che sono massacrati dall'alterazione dei rapporti di cambio o dai cosiddetti rischi di ridenominazione. Ecco perché è così importante l'irrobustimento istituzionale a livello nazionale e a livello europeo. Ultimo capitolo di questo elenco, sto già parlando troppo, e che spero possa essere, diciamo, di aiuto al panel che segue, la finanza. La finanza è un tema molto complesso che si può cominciare ad affrontare da molti punti di vista. Permettetemi di affrontarlo così. Apparentemente il dibattito e l'azione di policy sulla finanza in Europa contiene un paradosso, che è il seguente. Uno dei più grandi sforzi e anche un capitolo di successo della reazione dell'Europa alla crisi è l'unione bancaria. L'unione bancaria ha fatto grandi passi avanti, non è completa, manca tutto il capitolo dell'assicurazione dei depositi, che secondo me dovrebbe essere uno strumento europeo o della zona euro e non uno strumento nazionale, ma di questo non voglio parlare. L'unione bancaria, le regole sulla gestione dei bilanci, le regole sull'assessment del rischio, le regole sulla eliminazione dell'alea morale, del moral hazard, sono guidate da un principio che è emerso chiaramente proprio con la crisi della Grecia, e cioè il fatto di evitare un eccesso di rischio da parte delle banche. Eccesso di rischio che si è verificato ex post quando, per esempio, ci siamo accorti che una enorme quantità di risparmio, per esempio formato in Germania, veniva riallocato, per esempio in Spagna, intermediato dalle banche, investito in settori, per esempio immobiliari, che hanno dato vita a bolle che ovviamente poi sono esplose. Questo è un esempio, ma se ne possono fare tanti. Quindi si è determinato quel ben noto circolo vizioso tra bilanci delle banche che si sono riempite di titoli pubblici e stati che si sono avvalsi del contributo delle banche per finanziare il loro debito. Questa è stata una descrizione molto diffusa e lo è ancora. Quindi il dibattito dal punto di vista dell'unione bancaria è, tra le altre cose, improntato alla seguente domanda: come si fa a diminuire il rischio?
Primo punto. Secondo punto. Piano Juncker e dintorni. Mi scuseranno i colleghi se uso questo termine, questo shorthand. Qual è il principio, almeno come l'ho capito io, del piano Juncker? Il principio del piano Juncker è che non c'è sufficiente presa di rischio. Bisogna quindi che ci sia un intervento pubblico, sofisticato, complesso, estremamente utile e importante, che intervenga a colmare quel gap tra il rischio che il settore privato da solo si prenderebbe e quello che è necessario per avviare investimenti a lungo termine, che sono indispensabili per la ripresa europea. Adesso non voglio forzare questo paradosso più di tanto, perché sarebbe sbagliato, però è curioso che discutendo, guardando al dibattito sulla finanza in Europa complessivamente, c'è da una parte il problema di le banche si prendono troppo rischio, naturalmente dietro c'è l'idea si prendono troppo rischio perché si prendono troppi titoli di Stato, ovviamente è questo, ma non è solo l'investimento in titoli di Stato, perché le banche negli anni prima della crisi dell'euro hanno finanziato non solo gli Stati, ma anche bolle, diciamo così, per usare un termine improprio, ma insomma ci siamo capiti. Quindi le banche si sono prese troppo rischio, oggi bisogna che la mano pubblica permetta alle imprese di prendersi più rischio, quindi c'è un problema di disintermediazione, mettiamolo così, anche questo è un termine impreciso. C'è un problema che il legame tra finanza e impieghi dell'economia reale, scusate se uso questi termini un po' rozzi, non funziona ancora. E questo lo vediamo in tante conseguenze. In mezzo c'è per esempio il problema ancora significativo degli NPL, cioè delle sofferenze, di non performing loans, che è un problema italiano ma non solo, che è l'ulteriore segnale del fatto che il mercato del credito e dell'intermediazione finanziaria verso gli investimenti ancora è lontano da funzionare bene. Io credo che questo sia un punto essenziale. Quando io penso alla domanda molto di moda del perché l'economia americana cresce e perché l'economia europea non cresce, una delle cose che mi vengono in mente è perché banalmente se c'è una crisi finanziaria la prima cosa che bisogna fare è aggiustare il sistema finanziario. Gli Stati Uniti hanno fatto questo. Naturalmente il sistema finanziario americano è diverso da quello europeo, è molto più market, è molto meno banca. Ma al di là di questo, la priorità di policy in America è stata aggiustiamo il sistema finanziario, la priorità di policy in Europa è stata aggiustiamo la politica fiscale perché abbiamo speso troppo. Questo è successo nel 2009-2010, quando si pensava che la crisi fosse finita. Quindi in Europa c'è ancora un'enorme agenda di riaggiustamento del sistema finanziario che ha questi aspetti paradossali, ma anche questi aspetti sostanziali. Finché non ci sarà un risultato soddisfacente in questo campo, la ripresa degli investimenti e della crescita in Europa sarà più debole di quella che è necessaria e possibile. È un cammino complesso, però è un cammino che è intrapreso e qui concludo dicendo che c'è un'agenda molto importante che si chiama Capital Markets Union, che a mio avviso dovrebbe essere utilizzata proprio per aiutare a risolvere questo problema, questo paradosso. C'è troppo risk taking da una parte e non c'è abbastanza risk taking dall'altra, soprattutto in segmenti, per esempio quelli delle piccole e medie imprese, che sappiamo tutti, sapete tutti meglio di me, che hanno un problema di quantità ma anche di strumenti, di informazione, di trasparenza e così via. Su questo gli operatori, e qui in questa sala ce ne sono di molto importanti, pubblici, stanno interagendo con il sistema privato in modo estremamente utile. Bisogna essere anche creativi nel modo in cui la mano pubblica, tra virgolette, interagisce con il settore privato, che ha bisogno di indicazioni, ha bisogno di certezza delle regole, ha bisogno di fiducia, appunto. Questa è una grande agenda dell'Europa su cui ci si sta muovendo, bisogna però, ma questo è compito più dei policy makers, credo, che delle banche stesse, c'è bisogno di più chiarezza. Io penso che la Capital Markets Union sia
una occasione molto importante, anche per un'altra ragione, e qui concludo. C'è un dibattito che si è avviato proprio in queste settimane sul futuro dell'Unione monetaria. Un punto fondamentale, che però credo sia condiviso da gran parte dei Paesi, è che il dibattito sull'Unione monetaria deve andare di pari passo con il dibattito del rafforzamento dell'Unione a 28. E qui non solo perché c'è il problema politico del dibattito su Brexit, ma perché ci sono sinergie tra un rafforzamento del mercato interno, compresa l'unione dei capitali, e il rafforzamento dell'euro che non possiamo perdere. L'euro è un'unione monetaria orientata alla stabilità, deve essere più efficace in termini di crescita e di occupazione. Se non lo sarà, il consenso politico e dei cittadini all'euro sarà sempre più debole e le conseguenze sarebbero molto gravi. Quindi io penso che l'Europa sta facendo già varie cose, ho provato a farne un elenco incompleto. Bisogna fare degli sforzi per mettere tutte queste cose in una visione comune. Questo è l'altro grande capitolo del dibattito che si sta aprendo sul futuro dell'Unione monetaria. Avere una visione di lungo termine, anche se si risolvono difficilissimi problemi di breve termine, come per esempio il finanziamento del backstop da parte delle banche, che sembra una questione tecnica, invece è una questione profondamente politica. Questa è la sfida che i policy makers hanno davanti, trovare soluzioni concrete, politicamente accettabili, ma fare in modo che non siano soluzioni a breve termine, che siano innervate in una visione di lungo termine. Altrimenti tutto questo grande sforzo che si è fatto per risolvere la crisi finanziaria, la crisi greca, eccetera, rischierebbe di andare perduto. Grazie.